Eccoci ora con Michele Volpato, siamo nello stand Bot Lighting. Buongiorno Michele. Buongiorno. Allora Michele, intanto vorrei sapere qual è il vostro bilancio di questa partecipazione alla Fiera di MEB. Beh, diciamo che per il momento, oggi essendo il primo giorno, siamo particolarmente soddisfatti perché tutto sommato dopo quasi un anno e mezzo, due di fermo, abbiamo visto parecchia partecipazione e quindi ci sono parecchie persone comunque, non solo al nostro stand, ma comunque in tutta la fiera. Quindi direi un buon risultato. Bene, Bot Lighting è un'azienda che gradisce molto lavorare con i grossisti e che negli ultimi anni ha dato anche un po' la scalata alle quote del mercato. Allora, riassumiamo quali sono gli ultimi lanci sul mercato da parte della vostra azienda, poi entreremo nel dettaglio. Diciamo che l'azienda è sempre in qualche modo è stata riconosciuta come azienda soprattutto nel mondo, diciamo, delle sorgenti, ma negli ultimi 10 anni abbiamo investito tantissimo nei prodotti e negli apparecchi di illuminazione. Qui abbiamo diversi esempi alle nostre spalle e in qualche modo ci siamo spostati soprattutto sul prodotto, diciamo così, industriale. In qualche modo abbiamo puntato soprattutto alla linea dei prodotti solari, che è quelli che vediamo, ma soprattutto anche questa tipologia di prodotto, che è un prodotto, diciamo così, che si chiama chiotto e per noi è, diciamo, un prodotto industriale per quanto riguarda, diciamo, l'illuminazione di facciate, di capannoni e anche altre tipologie di installazione. Quindi siete voluto specializzare in questa situazione. Esattamente, esattamente. Questo per esempio è un prodotto che parte con una gamma dei 100 watt e arriva fino ai 300 watt, passando appunto per il 150 e il 200, e parliamo in qualche modo di un proiettore della resa di 140 lumen watt, quindi particolarmente efficiente, un prodotto in IP66, quindi con un grado di protezione molto alta, 50.000 ore, per il quale diamo 5 anni di garanzia. Ha delle caratteristiche particolari come una valvola anticondensa piuttosto che un sistema di protezione contro le sovratensioni e quindi tutto un insieme di caratteristiche che ne fanno un prodotto sicuramente di alta qualità per installazioni di un certo tipo. Molto bene. Detto di questo, adesso la domanda finale è: dove va a parlare Bot Lighting, cioè quali sono le cose cui state pensando in questo momento? Beh, sicuramente pensare sempre di più a quello che è il prodotto come apparecchio di illuminazione, quindi in qualche modo, diciamo così, spingersi sempre di più in questa tipologia di famiglia di prodotto che per noi sicuramente, e non solo, ma anche per il mercato, è il futuro. La lampadina rimarrà sempre il nostro core business, però dobbiamo avere un occhio di riguardo soprattutto a questa famiglia di prodotto. Bene, grazie Michele, alla prossima. Grazie a voi e buon lavoro.